La memoria è un frammento di storia, un punto di incontro tra generazioni in grado di insegnare l'importanza del ricordare, di mantenere la storia viva. Questo album vuole essere un'opportunità in più che abbiamo tutti noi ragazzi e ragazze per ricordare, ma soprattutto che ci può insegnare ad essere, ad ascoltare, per poi ravvivare la memoria di questi eventi. Se noi siamo liberi, è grazie a uomini e donne che hanno lottato duramente per regalarci la possibilità di vivere, potendo esprimerci e fare ciò che riteniamo giusto. In questo album vi abbiamo riportato solo alcuni partigiani, alcune staffette, ma sono solo alcuni. Tanti altri uomini, donne, anziani, bambini, tanta gente comune ha sofferto e combattuto. L'uomo sa essere veramente cattivo, ha fatto cose che nemmeno nella nostra fantasia potremmo immaginare. Oggi noi viviamo la libertà, ma non significa solo che godiamo dei diritti. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che è accaduto e sentirci la responsabilità di raccontare, tramandare quanto sappiamo per far sì che non succeda mai più quanto è successo nei nostri paesi. L'idea di realizzare questo album è nata con semplicità, attraverso il gioco delle figurine che ci piace, ma siamo sicuri che diventerà qualcosa di meraviglioso. Secondo me la libertà è la condizione di poter esprimere se stessi e le proprie opinioni senza temere il giudizio nelle ripercussioni sulla propria persona e ricordandosi di agire sempre nel rispetto della comunità. E la libertà è un diritto che va difeso sempre e dovunque. Ad oggi la libertà è una cosa scontata, che a tutti noi sembra banale. Ma in verità non è così. In diverse parti del mondo alcune persone non hanno la libertà, come per esempio la libertà di andare a scuola. La libertà di andare a scuola, che è una cosa molto importante. Oppure la libertà di espressione, che consiste nel dire la propria senza essere discriminati, dire cosa si pensa senza essere discriminati. Oppure la libertà di violenza, cioè di non subire violenze da parte di qualsiasi persona, che è una libertà fondamentale. L'album è stato ideato per ricordare tutte le persone che hanno sacrificato la loro vita per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale. E i miei amici dovrebbero utilizzare l'album per capire il periodo storico e per averne ricordo. La libertà, secondo me, è uno dei valori più importanti, come tale va protetto. La nostra generazione dà spesso per scontato che ci sia la libertà di scegliere, di votare per le donne e di decidere per se stessi, ma non è così. Questi sono diritti che si sono acquisiti soltanto con il tempo, quindi è importante ricordarlo sia alle vecchie che alle nuove generazioni. All'interno della scuola l'insegnante potrebbe usare l'album come base per introdurre la tematica della resistenza. In più lo scambio di figurine è un modo giocoso per imparare la storia.